Napoli, quarta puntata del Peppi Night. Abbiamo il piacere, la gioia, il privilegio, non trovo le parole, di ospitare un grande fan del Peppi Night, un nostro amico Gigio Donnarumma. E allora, che? Ma non si vede neanche abbiamo iniziato. È la fella di salame. Capito, ma fallo ambientare un attimo. È benvenuto questo? Sì, è il nostro cocktail di benvenuto. Aspetta, facciamo arrivare da bere. Rosy, per favore, mi vuoi raggiungere un attimo? Rosy, grazie mille. Donnarumma. Grazie, Filippo. Lei è di origini francesi. Sì. Rosy, sì, un po' di vino, Gigio? Bicchierini, sì. Giusto per gradire. Tanto, noi erano a Parigi, tu che po'. Sì, noi tanto ci resta fra noi. Veramente, sono in difficoltà, pure a me lo vieni. Allora, ne vuoi un po' anche tu, Peppe? Figurati, si arriva a Parigi, sai, ma non che paghi lui, Parigi, già meno di ciancio, ma chi si trova? Guarda, salati, Gigio. Allora... Inizia l'intervista tra Gigio Donnarumma e Peppe Iodice. Andiamo! Allora, carissimo, facciamo una cosa più formale. Vai. Signor Donnarumma, questa è un'intervista fotografica che ho inventato io qua in Italia, ho l'esclusiva. In Italia, non so se lei è francese. Adesso, non è proprio... Vabbè, so andiamo avanti. No, scusa, hai ragione. Sa all'estero, non lo sa. Hai ragione, scusa, non parlo più. Noi siamo qui in Italia, un po' spadroneggiamo, questa è una televisione nazionale, non so se lo sa, canale 21. Mi raffa. Canale? Come? 21. 21. È una televisione che prende tutte le appi per la zona della Borgogna. Allora, questa è l'intervista fotografica, vedrai delle fotografie, farò delle domande, se non saprai rispondere diventerai il portiere dello Spezia. Non c'è niente. Allora, la prima cosa... Ecco, vediamo la prima fotografia, la possiamo guardare. Non si parla di calcio, né pallone. Allora, per tranquillizzare chi è là, okay. Mandate in Francia solo questa immagine qua. Sì. Andiamo avanti. Ah, questa era già fatta, abbiamo finito. Favore. Napoli, allora lavamoci un pensiero. Il rapporto che hai tu con Napoli, con la tua terra, con le tue origini, perché qualcuno ha potuto avere dei dubbi, io che ti conosco bene so quanto sei attaccato a Napoli, alla tua terra, alle tue origini. Tu sei proprio napoletano, che tu sei di Castellammare di Stabia, sei campano fino nelle viscere e io ti conosco bene, lo so. Racconta qual è il rapporto che hai con la tua terra. Guarda, non lo so perché dal mio approdo al Milan ci sono stati alcuni dubbi sul mio amore per Napoli, no? E non c'è mai stato modo di prendere, di collegare un po' questa situazione. Certo. Però se sono qua è perché amo la mia città, amo Napoli, quindi... non c'è dubbio su questo, quindi... Io lo so, io lo posso certificare, questa è l'unica cosa certa che so di questo ragazzo, perché è un campione mondiale, però è un ragazzo meraviglioso, e che se poi attacca, ma te lo papà non so agire, io ogni tanto già io ci ho già butto il cacciofo, il mulignano... C'è pure un po' esagerato, io dico, ma mi pare, non si chiude la vetrina, il friaril... Fa così. E quindi questo è bellissimo. Diciamo che ci sono stati dei problemi di parentela. Sì. Stato un zica, ha fatto i cazzo. Cioè, diciamo. Ah, posso spiegare questo? Secondo me devi spiegarlo una volta e per tutto. Che è successo così? Dopo la partita vado. C'era tutta la mia famiglia, no? C'era mia mamma, mio papà, c'era mio cognato, mia sorella. E con questo mio cognato eravamo a cena. E mi dice mandiamo un video a mio zio, no? Io questo zio lo conosco, uno giocherellone, gli piace scherzare, lo conosco da quando ero piccolino, quindi scherzando gli faccio questo video. Arrivo a casa la sera e mi manda un messaggio un mio amico di Napoli e mi manda il video. Io vado da lui, faccio, ma a chi ha mandato video? E lui fa, no, guarda, ce l'hanno tutti. Carone, che combinò? No, perché era quella cosa di Milik, Milan-Napoli, sì, che tu parasti. Sì. E andai a letto e dissi, rimane succedere una macchina. Sì.
Ma perché uno gioca, se riprendessero tutti i messaggi WhatsApp che facciamo noi due, ci arrastassero dopo 5 minuti, no, ma come quelli di tutti, perché non esiste che... Mi sono svegliato la mattina, c'era un macello, ho detto, mo come ci fa? Allora, posso dire una cosa, posso rivelare una cosa che chiude la questione? Lui una volta mi ha detto, ma Milik Popolò era di là, potevo dire una da fa. Era questa la verità, perché poi... I professionisti sono professionisti, però il cuore è azzurro. Allora, per chiuderla per sempre la questione, mo ti mando questa immagine qua. Abbiamo un sogno nel cuore, ti voglio chiedere niente, ma tu fossi contento? Troppo, troppo. E questo chiude tutto, questo... E se ne va, la capolista se ne va, la capolista se ne va. La capolista se ne va e se ne va. La capolista se ne va. Pardon? Ma che è su? Sì. E all'improvviso. Ma che è su? No, niente, è la signora dei carciofi. E carciofle. Ah, carciofle. Sì. San Rossano di carciofle. Ma solo a dire un po' di fuoco pure. pardon, abbiamo. Sì. Travalica. Scusami, Parigi. Allora, Gigio, io l'ultima volta che ti ho sentito parlavi in francese, cioè un po' strepito. Sì. Diciamo, era un francese, diciamo, più di Pumbeo, più di... Ad imparato a parlare con lui. Ma com'è possibile un serio anno là? Tu è come veramente... Crei! Tieni un po' bene. Ma pigliano Torino Bunco. Allora, che francese non lo sai parlare perché so che c'è anche il tuo assistente. Sì, lui parla benissimo. Luigi è francese. Mi aiuta. Ho sentito parlare con i dirigenti del Paris Saint-Germain. I dirigenti se mi mandano un psicologo. Dice, com'è possibile che non capisca chi sei? Che io c'ho un altro come cazzo stai dicendo? Oggi visto... Cioè, io dice, un Paris Saint-Germain ha pareggiato una partita. Perché si ha letto non manca chi. Allora, mio amico... Allora, soltanto una, così, una dimostrazione nella nostra terra che l'Ant Sender, e qua il francese non è proprio lingua madre. Allora, tu arrivi... buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, questo è proprio il basso. Si sapeva che... Mi pensi che la città era... Ma come fa domande difficili? Si sapeva che si dai, io Paris Saint-Germain, papà home, ci è eliminato di soddare. Sì. Ma no, perché sono stato in grado. Affari suoi. Frate, perché sai, ma anche buongiorno. Cioè, buongiorno e buonasera, proprio per l'educazione, basta. Io sono Donnarumma. Io sono Donnarumma. Sì, vero, cavolo, ti dice proprio... Pure l'accendo, hai visto? Perché lo dice proprio, io sono Donnarumma. Muzzicato in dalle. Oh, ma stai facendo fatto solo allora? No. Tu incontra Messi, no? Mezzo campo. Messi! C'ha acchiappamo stasera. Ma secondo te... Quello perché diciamo... Messi non sa acchiappo, credo. Ma non credo che parli... Fa sera, che fa? Un barzman. Non è qui, ma non gli dice acchiappamo. Cioè, ci vediamo stasera, arriviamo a che... No, ma però con Leo non parlo francese. Come va? Perché tanti parlano spagnolo in squadra, lui non parla spagnolo. Muy bien. Che è multilingue, cioè, è lingua mia. Io per la voce. Muchas gracias Gigio por... Sì. Ma sono brugliando poche lingue, la francese e spagnolo. Mi sembra veramente stare un animale capo. Allora, io la cosa che ti volevo chiedere da sempre, adesso sei da 2 anni in Francia, e la cosa che mi incuriosisce sempre, in questo momento, non so se hai verificato, quando diremo con papà? Affari, bevi. Cioè, tu vai in accumulo. Ma che ti frega? Nel senso, come fanno chi si carabanga a lui in zeppola? Perché... Immagino! Allora, frate,
Una cortesi tu, Gigi. Metti i soldi in coppa alla banca di Castiella a mazzo. Cioè, chi ne Castiella a mazzo, capite? Si sente le mamme, ma che succede? Tutta l'economia mondiale per Castiella a mazzo. Andiamo avanti con il programma. Allora, si dice dei calciatori, una mia curiosità, 5-10 milioni all'anno, ecco. Cioè, tu più di un uovo dall'anno. Nel senso, avete una mesata, avete... Ma abbiamo una mesata. Cioè, tu le prendi a me, perché a volte pure i ricchi, si è pigliato dall'anno, poi tablisci, no? Che non sai come ha... Ti trovi bene in Francia. Benissimo, benissimo. L'inizio è stato duro, L'inizio dura cambiare tutto, cambiare stile di vita, cambiare squadra, non è facile. Poi anche con la lingua è abbastanza difficile. Poi piano piano che prendi un po' di... Comincio a conoscere alcune persone, comincio a dialogare tutto e adesso sto bene, molto bene. Meno male. Perché uno di noi che va a Parigi, noi abbiamo, per omaggiarti, abbiamo messo il vascotto di Castiellammare perché... Sì. T'arriva, allora, tu sei nella patria della Nouvelle Cuisine. Beh, certo. Tu ami la Nouvelle Cuisine o ami la cuisine? No, mi arriva tutto da mio padre, mi spedisce tutto. Cioè, papà manda cosa, per esempio a Pasqua, i casatielli? I casatielli, la pastiera. E in due palazzi che dice, non sento me? Per il buon saggio, Satanvi e Capobuolo, no? Io immagino, perché lui abiterà nel quartiere bene di Parigi, no? Sì. Quindi per il buon saggio, Andresc. Cosa là è? La Mustrelle milanese, la Ventresc, Cap Qual, cioè insendono love, perché in due casatielle e chi ne rova, se tu fai 6-3 giorni che vai qua con Monaco e torna in love, e love sei in Francia, Gigi fai un why, la vuoi smettere? Allora io vorrei, io sono molto curioso perché sono stato da te a Parigi però siamo stati in modo fugace e tra l'altro veramente ringrazio quel momento i parigini che si erano fottuto pure telefono, però sì, è stato questo episodio. A Parigi a Duis si fottuto telefono, veramente dice Gigi si succede che se veramente faccio succedere un robot, che bella campagna. Scena però Gigi non accetta così, chi lo Mario lo accetta solo così, tu o Mario si era caputtone e mi arrivò il telefono, ma non mi detto ok, alla prossima. Allora, a me piacerebbe sapere, la tua giornata tipo a Parigi, cioè vai, tipo la mattina ti svegli, noli a te e sei mezzo, che pensi? Allunga i bracci per affondare, sempre c'è la casa sans. Che fai a Parigi in una giornata allora, tipo? Mi sveglio 8:30, vado al campo, faccio colazione. E... Fai colazione al campo? Al campo, sì. Su bar dei ricchi. C'è il ristorante. O con niente di cimeroro. Il croissant. Il croissant. Capucin. L'uovo sbatté. No, faccio colazione là, sto ristorante, tutto... Tutto sì. Spesato? Sì, sì, tutto spesato, certo. È gratis. Perciò ma faccio là. Sembra così, piove sul bagnato. Cioè, un c'è nei soldi, un bau manco un bar. Sembra così, frate. Cioè, no, chiss, che pure più o meno, cioè più, ma chiss, cioè, è povero, no? Ma che c'è? A Radio Marche si è da fumare, o bar che sta all'angolo di Radio Marche, sì. O connette, euro e 10. Ma perché devi raccontare i fatti miei? La Fabbrica Netto, lo dimmi, 10 centesimi. Ma come ti permetti? Su a te. Allora, scusa, vai avanti. Scusa, era una citazione. Vai avanti. Allora, perdonami. Allora, quindi, nella giornata di Parigi, fammi capire, ricapitolando. Sì. Tu... Te lavo, te viest e scin, sì? Enzo Barone. Ancora? Che tre pagine. No, ancora. Facciamo una cosa sintetica che deve andare a casa. Su. Che è? Altro che è venuto fino a qua. Ho capito, mica l'hanno torturato. Vediamo la prossima grafica. Per cortesia, silenzio. Castellammare. Sembrava Parigi, invece è Castellammare. Sì. C'è quel detto antico che dice se Parigi avesse il mare fosse una grande Castellammare. Sì, veramente. Ma tu ho letto qua
Tu torni spesso a casa da mamma e papà? Sì, sì. Quando... Ma ti piace il Fundanello? Sì, a Basce Fundanello. Tu sei a casa proprio a Basce Fundanello? Basce Fundanello. Cioè, un campione incredibile che diventa subito uno di noi. Cioè, a Basce Fundanello. Cioè, tu arrivi a Capodichino e dici allo scioffè... Cioè, a Basce Fundanello. Fundanello. Invece era parigino, forse non ci capito. Invece qui è proprio... Io se ne dicevo più, Fundanello! Ah, Paris? No, Fundanello. Allora. No, vengo sempre, vengo sempre. Quando arrivi chi, cioè, incontri, arrivi nei parenti, cioè, perché comunque arriva il grande campione. Quando... Io la cosa che non riesco e vorrei essere spiegata da te, un campione della levatura tua, sei un campione mondiale, non so se tu te ne sei accorto. Sei un campione mondiale, ma tu vallamo come se fossimo due persone normali. Però io... Comunque faccio Canale 21, quindi sono un ragazzo comunque con una limitazione naturale che è questa televisione che mi tiene stretta in queste grinfie. Sì. Invece tu sei un campione, cioè tu sei stato nominato uno dei portieri più forti del mondo, non ti spruzzano. Cioè, ma arrivi e sei comunque, quando arrivi alle Fontanelle, tu sei il Gigio di quando eri... Mo, sì. Perché tu si trova polpette, trova pupparule, trova... Cioè arriva mamma da fa tutte le cose, tu, papà che fa, ci vuole tu, lo vedo, ma stai guadagnando una cosa di solito, papà, e tu è che sei? Ma ci guadagna tu? E che sei, tu sai, che ci vuole mangiare, ma... Questi non sono affari nostri. No, perché i padri non si rendono mai conto. O padre sente 10 milioni all'anno. Babbo, si dice, ma come si dice? Hai che fai? Bella buccia e danno. Cioè, chi l'ha deciso? Come fate su, non si pensa mai che uno è come chi l'ha di là. Invece chi l'ha è proprio giù e chi l'ha... Le origini tue del... Ma tu hai cominciato dove? A Club Napoli, a Castellammare, sì. Ah, quindi andavi a giocare là a calcetto, come a calcio, come tutti i ragazzi. Sì. C'avevo il mio mister che mi passava a prendere sempre, era come un nonno per me, veniva alle 3 e tornavo a casa alle 8. Perché lui se lo sentiva o perché eri affettivamente legato? Se lo sentiva, però anche effettivamente ero molto legato, certo. Molto molto legato. Andavo via alle 3 e tornavo a casa alle 8, facevo tutto. A te piaceva assai? Troppo. Hai già a lungo? Cioè, e se c'ho ero già a lungo. Ma come sei andato lungo? Come hanno fatto? Che danno il luogo? Che la palla che l'aria pizza a me. Ma che immagine è? Perché la penisola sorrentina, il pizza è fatto a me. Sì, lo so cosa fanno nella penisola. Sì, era nata a Napoli, era una placca. Sì, era rotonda. Sì, vai, ciccia, ci mangiare. Però non devi mettermi. È che la così amma. Ci fanno lì, tengo l'amicizia qua. Fottere l'amico tu e parla tu. Vabbè. Ognuno parla con l'amico suo, con le carte, con le carte. Non ce la faccio più. E allora no. Donnare, ma quando poi fosse venuto Canale 21? La pietà, a ciotto veramente che... Gigio, tu dimentica questa televisione, sì. Ok? Allora, ti voglio far vedere un'immagine. Lui non c'è più. Nino. Che rapporto avevi con Mino Raiola? Guarda, ti dico solo una cosa. Sì. Dopo la Champions l'anno scorso in Real Madrid, dopo che abbiamo perso, lui era già in ospedale che non stava bene e mi ha mandato un gran messaggio. Un gran messaggio che io conservo ancora adesso e ce l'ho dentro nel mio cuore. E io ho promesso una cosa a Mino. Gli ho promesso una cosa che poi quando si avvererà, spero che si avvererà, lo dirò a tutti. Allora, io adesso guardavo Raiola, però mi viene l'idea, chi è stato il primo procuratore, cioè la prima persona che ha creduto in te? Cioè, la prima persona che puoi dire, lui ha creduto in me e io non posso dimenticarlo mai. La prima persona che crede in me è Galliani, Mauro Bianchessi e il dottor Galliani. Il dottor Galliani è una persona stupenda, incredibile. Lui è stato
con me è stato veramente come un papà, e quindi lo ringrazierò sempre, come ringrazierò Mauro Bianchessi che era responsabile del settore giovanile. E i miei due prime persone che hanno creduto in me stesso sono loro. Allora, però, caro Gigio, io una cosa che so, che il tuo primo procuratore sì. è stata una persona che tu hai dimenticato. Ma veramente? Purtroppo quest'animo sensibile a volte diventa cazzemuso. Non credo, ma non è diventa sicuro. Con la scarda. E ha dimenticato il suo primo agente, il primo impresario vero, colui che ha creduto in Gigio Donnarumma, è uno solo. Ricordalo, Massandrea con le lenta. E chi è? Aniello Guardascione! Ma tu sei sicuro? Eccolo qua! Maestro! Complimenti! Aniello Guardascione, te lo ricordi Gigio? Tuo protetto. Non ti ricordi Ciccio di me, perché dillo quando stavi con me, cantavo! Ma non è mai cantato! Prima fa calciatore, cantavo a 12-13 anni, prima di tutti questi cavi sono buonissimi, cantavo, facevo cantando, lo portavo a fare un coppia di matrimoni, battesi e crisi, sicuro, non da loro. Non credo. Poi ha detto no, io non voglio andare più, non voglio andare più, voglio fare calciatore, voglio fare portiere, ma io via, ho detto tutto intorno palazzo, ti metto un po' tutto. No, ma non era. C'è ti no, non è su portiere a che voglio fare portiere così. Ma che speranza tiene? Quanti anni tiene? 23. E 23 anni, quanto può durare sta sola? No, secondo me può durare, ma va a lungo. Ma l'ha detto 3-4 anni sta stando a me. Ma non ne cosa è, ma che dice? Torna a cantare, vieni a fare matrimonio con me, battesimi. Allora. Il futuro è assicurato, io lo guardo, c'ho gli occhi di più grandi cantanti. E a girare la Giaccia Ventana, Mina, la Tigre di Cremona, Maria Pia, Socca di Scampia. No, tutti io la girato. Sì. Tutti io la girato, o no? Allora. Leva a mezzo sta cosa, fino a cantare con me. quanto può durare questa cosa? Cimabria, quanto ma, posso? Però io non so, ma tu sai cantare? Ma cavolo. Chi è un grande cantante, quindi non mi direi. Chi si coppia i matrimoni scassava! Scassava! E poi sentite la soddisfazione, ho cominciato con i più grandi, ha già cominciato con Donna Summer, voglio finire con Donna Rum. Però c'ha ragione, no, ha ragione. Il ragionamento è corretto. Allora, accenna la canzone, vai, fammi cantare una canzone. Allora, un accenno di una canzone, perdonami Gigio, no, soltanto perché lo fa apposta, vecchio impresa, fallo per affetto. Chi lo fa apposta che sono, perché non può fare vedere che si cantava pure. Perché chi lo canta proprio? Chi lo fa vedere che la canzone... Lo chiamavano Cardillo. Canta una cosa... Quello che facevi in matrimonio quando stavi con me. Ma dai, tu sei una mala femma. Chi stocchi fatto chiagnere quando te si chiude? Perché io con te stavo a posto veramente. Ma guarda, tutti i omaggi sono qua stasera. No. Pagano. Niente meno, la percentuale mai niente. No, perché se pigli tutte cose, la tua Mariuolo peggio di te. E chi era? Ma non è no, si chiama Oliva Giuseppe, ma non è. Ah, no, lascia fare, vai avanti. Invece non c'è stato nessuno invece mi invece ovvero. No, no, esiste. E lo saci dei capelli tu sei a capo. Ma mi dispiace assai, ma pure veramente che vi posso dire? Allora, però ne abbiamo fatto l'incontro tra il primo manager di Donnarumma e secondo me un momento storico. Quindi sì. Il fotografo ufficiale del Peppi Night fotografi in questo momento incredibile tra Aniello Guardascione e Gigio Donnarumma. Ma noi siamo sicuri che ha su fatto fondato. Oh, ma bene, che ne è qualità. Grazie assai a Alan De Luca. Grazie Alan. Era qua. Alan De Luca al Peppi Night. Grazie.
Alan, non è un pubblico che tiene a qualità, veramente. Tiene a qualità. Però me l'hanno, a me me l'hanno detto, me l'hanno detto, che sono un bello pubblico là, vatti alla breccia. Vuoi dire questa cosa, questo teatro che hai aperto? Piccolo teatro al centro storico di Napoli, piccolino ma bellino, si chiama Addome. Venite a trovare. Andate a trovare il grande Alan De Luca. Ciao Ciccio, ciao a tutti, ciao. Ciao maestro, grazie. Andiamo avanti, no, grazie, grazie Alan. Avanti con la trasmissione. Sì. Vediamo la prossima grafica. Gli amici. Allora, tu hai molti amici, Gigio? Molti no. I giusti amici. Quelli che anche quando ero piccolo, che non ero nessuno, erano con me. Quindi ho pochissimi amici. Quindi ha un senso forte dell'amicizia. Sì. Nel tuo ambiente, nel tuo lavoro? Sì, ho un po' di amici. Li senti spesso? Già so dove arrivare. Hai visto se vede la trasmissione? C'è un telefono a portata di no, là. Non tengo un telefono. Ci lasciate a casa. Lui lascia il telefono di tu. Allora, chi c'ha il telefono di Gigio? Chi ha il telefono di Gigio in mano? Alessia. Non mi dicono niente, su fatto la mafia. Però non è il caso di infastidire la signora. Fatti sì. Cazzo tu. No, allora, io no, scusa, grazie, Gigio. Aspetta, non lasci magari. Ah, boh, che si sarà accanto. Guarda lo dritto. Ma lasci, cagata la porta a te. Ah, tieni un pin. Aspetta, procuro un microfono. Un pin quanto è? 12 milioni. Allora, tu chi sei? Vieni tu. Pensi, ma tu tieni proprio scritto Ibrahimovic. Beh, certo, si chiama Ibrahimovic. Come da sempre. C'ho il microfono, dobbiamo sentire il telefono. Stai qua. Ibrahimovic, tieni dai. Mbappé, lo tieni da bocca. Chiama un e chi si qua? Che cazzo ne sa? Che fuoco? Ma tu vai anche se un puttino. Senza un puttino. Cioè, le palle da botto. Chi si può? No, però Gigio. Allora, due però di pure. Cioè, Polona. No, allora, Gigio. Allora, secondo me tu è poi chiamato, perché tu sei all'altezza e chiama tutto il mondo. Che ti hanno. Ah, ci hanno nominato. Meglio puttino. Allora, tu. Scegli tu, yeah. Allora, Ibrahimo a che sono sciato. Che ne sai tu? Vieni andiamo a fare. Ma tu stai prendendo la chat e prendi la rubrica e prendi la rubrica. Allora rubi vediamo mette. Allora vuoi la gente che sono questo sei capone il sedene poveri e mette a uno però pesante non vediamo uno così una mezza sta leggendo ma Ibrahimovic come ti rispondi? No, ma ci. Ma perché? Che te lo fai? Sì. No, no, però chi è che cazzo? No. Fermo. Ma stavo a allora, e chiama mamma a Mangina, così ti chiami più a seguire. No, stava prendendo un numero che. No, Berlusconi! Berlusconi ha reputato! Quasi risponde. Chiama, ma lì non capisci, manca l'età sua. Berlusconi se l'accorgi, manca che si sa che mi in una mattina si scende, dice, ma scusa, mi concedi. Ma c'è sul 2001 in alto. E a guaglione con cagno. Vai, a Rudamme o mondo. Ciao mamma, allora mi ha fatto 3-1. A Rudamme l'universo. Aspetta, sta valutando. Va, poi decidi tu, si dice che sei a canale 21 e fa sta figura in merda. Vai, vai, esprimo. Metti a viva voce. Esprimo. Che te ne fotti, chi sta lo ademano? Allora, è isso che date dietro le cose a te, quando ti si parò dei frati di Pep. Vai, chiama, che te ne fai? Noi ora. Chiami, ah. Ci mi ha non rispondo. Una video? No, non rispondo. E te cazzo te ne famo, guarda, lo so. Stiamo chiamando Buffon. Guardi, ma ci ti fai fiume in me. Siamo noi puttini. E lui dice, ma cazzo vado a tornare un manchesto? Non mi rispondo. Ma perché non ti rispondo? È scusumato però. Sì. Non ti rispondo, è scusumato. E lui sta un bacco. E lui dice, ma chi è che si? Ma stava facendo buffone a questo? Ma sarà una fa... che suoi? Allora, aspetta, se non rispondo chi si chiama Manato? Non esiste al mondo. Meno male, non rispondo. Mi chiamo... Tu cucini il rapporto della nazionale? Che mamma mangi?
Ma che chiamiamo Mancini? No, è prima pure che intenzione te. Già, te prego. Frate, te prego. Mi fai svoltare con la mia carriera. Ti prego. Io vai così. Ma lei va a scuola alle 21:30. Che mi chiama? Ibra. No, facciamo una... No, ma chiamiamo uno che ci appare il pupalù. Aspetta, ma te ne ha tutto quattro. Tutto un. Se non c'era lui. Zoff. Chi? A Totto so, oggi vado a cammo. E ha richiesto. Che è che ho il telefono, lo dai all'arco. Allora, sono indeciso. Giovanni Di Lorenzo, il capitano del Napoli. Oggi per cioè, fammi fare... Di Lorenzo, fallo... Fammi la videochiamata. Perché non papà va, è a carico nostro. Sì. Se ci sono tenere, ci sono prigiù. Ma rispondi, Giovanni. Giovanni risponde. Giovanni! Buonasera. Giovanni, sei in diretta, ma ti chiama un ciao, tuo carissimo ciao. Amico. Ciao, capitano. Siamo con... Si è bloccato Rito. Si è bloccato. Si è bloccato! Perché va a parlare? Non può parlare. Perché un Napoli là ha su quota la comunicazione. Chiamami un attimo, tu sangue. Non può parlare. No, dai. Non può parlare. Allora, aspetta, tengo tutti in un Bonucci. No, dai. No, Bonucci sta sanguagliato che sono problemi. Oh, è so brand. Tengo tutti i numeri pure sconosciuti. Zaniolo ce ne fotto. Sì, sì. Chiamami a Lorenzo. Chiamiamo a Lorenzo, prima sì, rossa. E leviamo la frasca da mezzo. Scrivo fratto. Non posso. Fratto, scrivo fr. Chiamo a Lorenzo. Insigna, chiamiamo. Perché te lo fai insigna così? Chiamo Virugudu. Allora. Stiamo chiamando insigna. Ma si sta avendo. Si sta avendo, non rispondo. Non so avrei. E issa che storia il grande fratello. Sì. Mi hai messo viva voce. Con i propri canali non arrivo fino a... Madonna mia. Stai facendo su no, no, è già! Adesso mi sono stato a mandellano ancora. Ma io pensavo che facevi... E se era a tenare, ma non la la facevi freddo. Ma non era rocca rasa, eh? Allora, se non rispondo, no, veramente vengo a pigliare fino al fratto, quando c'è bella. Non mi rispondi nessuno. Ma cazzo, ma tu la sera ci chiamo. Che ci chiama? Ah, che mia so, cugina, mia fidanzata. Poi, no, ma chiamava uno. Allora, donna... Una ma Lorenzo ha attaccato subito. Infatti si è scassato uno telefono. Sì. Allora, ma te l'ha tutto quanto. Mi stavo nell'imbarazzo. Balotelli. Mario. Mario è una capa in mezzo qui, no. Risponde. Balotelli è l'unico che risponde. Sfratello a Masci. E a Napoli? Beh, decibel che sappi cazzo e tu quando sei a Napoli. Lui cambia telefono ogni... Non ci chiesto. Ma, ah, ma che, beh, allora, un attimo perché solo. Cambia il numero ogni se volta. Potete andare in pubblicità abbiamo chiesto il numero di Balotelli. Ma che non dietro. Quando se ne chiude la nazionale cancellò. Facciamo una cosa, mentre arriva il numero vuoi andare avanti e poi ci riproviamo? Appena arriva... Sì, dai. Appena arriva. Però a chiamare a Coruno non esiste proprio. Che sia bello fare televisione ci ho appare il puparone, eh? Ma poche vite. Sull'anno fritto. Facciamo un applauso a Gigio che sta sopportando tutto questo. Grande Gigio. No, era per l'ospitalità. Allora, andiamo avanti, però appena te lo manda lo chiamiamo Balotelli. Una grafica, l'amor. Amor. Allora, tu sei un uomo, c'hai 23 anni, quindi mi irriti moltissimo. Perché sei estremamente giovane, sei troppo giovane per una persona di 52, che ha un rapporto anche alla pari, no? Sì. Cioè tu non mi porti nemmeno il rispetto? No. Cioè mi chiamo Rombè. Fratè. Allora tu, mi ha colpito molto, tu hai una fidanzata francese. Sì. Di che parte della Francia è? Di Gragnano. È la cosa che mi ha colpito. Io quando l'ho conosciuto pensavo a questa star internazionale, quindi ho detto che zona della Francia è la tua compagna? Di Gragnano. Sai dice
Umanuzzi. È meraviglioso questo legame assoluto. Siete fidanzati? Siete ancora? Sì. Non siete sposati? Siamo fidanzati. Quando vuoi buttarlo questo capo in terra? Ma io tengo... No, fratello, però non puoi nemmeno dire devo accucciare. Sì. Accucciare. Là non lo puoi proprio dire, perché di solito uno dice guarda, io non mi posso muovere ancora, appena accucciamo una cosa. Tu come dici? Scusa, appena arriviamo a scendere le addo, che credo? Sì. Io penso che a un certo punto. Un attimo solo, forse è arrivata la. È arrivato? Su? L'ha mandato. Quindi chiamiamo? Dimmi ma uno ci manda il numero tuo. Eccolo qua. Il suo numero 9 Palotel. Io so come sciacati. Allora. Ma voi regate le cose? Un attimo solo, chi si viene chiaro per fare la discrezione. Marione. Ciao Mario. Sono in diretta. Dove sei? Dal Teatro Troisi di Napoli. E mi hanno detto chiama un tuo amico e ti chiamo da te. Ciao Mario, su Pep. Che c'è un legame con Napoli anche tu. Mario. Mamma mia, Dio sanno. Mario, siamo una televisione, diciamo, di quattro ordine di Napoli. Sì. Tu sei a Napoli in questo momento? Sì, perché è il compleanno suo. Amore! Auguri! Senti, ma qui abbiamo... Auguri! Ciao amore, auguri! La figlia di Mario. Mario, senti, qua abbiamo un mini club. Vuoi venire a Teatro Troisi? Ci sono delle... È una festa per bambini, stiamo organizzando con i nostri figli. Dove ti trovi? Ma di Napoli? Quando? No, adesso, in diretta adesso, sta qua Gigio, ti ricordi? Ma dovrei venire quando, non ho capito. No, se puoi venire adesso, siamo qui in diretta adesso. Fatti cazzo tu. Allora, ma se posso venire dove adesso? A Fuori Grotta, tu dove sei di Napoli adesso? In che zona sei? Siamo a Castellammare. Oh frate! Frate! A vota Capocavallo! Portalo a fare rotto, frate Russo Marittino! A vota Capocavallo, su Pep, frate di Pep! Porta, ci stanno pure i creatori me! Portalo a Napoli! Mario, vieni a festeggiare qua con Ciccio! Vieni a Teatro Troisi, abbiamo un ricandante napoletani! Ci divertimmo, frate. Vieni a Napoli. Mo veniamo. No, portami, che ne sape, Maria Rossaiello. Vieni a Teatro Troisi, ti aspettiamo. Mario Balotelli, Napoli, ti ama. Ciao Mario, vieni. Facci la sorpresa. Gigio aspetta te. Dici sì. Grazie, fratello. Dici sì. Basta. Marione. Ciao Marione. Ma no, io non ho ancora capito dove devo venire, non ho ancora capito. Alla fine, l'ha capito ancora. Allora, devi venire, siamo al Teatro Troisi, vicino allo Stadio Maradona. Siamo noi là. Ma fino a che ora state là? Fino alle 11:30. Vieni Mario, ci divertiamo, come non è divertentissimo. Ti scrivo per messaggio, Gigi, ti dico se riesco a arrivare. Dai Mario, grande! Ciao, Mario. Mandagli la posizione. Mario, ti mandiamo la posizione. Se non sbaglio. Si ha chiuso. Gigio, a Param Davida nostra. Bella buona sappia, sei pure sto su l'anno fritto. Ciao. Vediamo i sappietti. Se bella e buona sappia, senti che si cade in arruto a Napoli. Mandaci la posizione, frate. Manna, queste cose non capisco. Mi tengo uno che costa 28 euro. Peppe, ma stavi parlando d'amore, di cose romantiche, dai. Ma io già faccio a pensare a chi so. A me a pessimi la Dario. Io mi trovo a 100 mesi e mezzo. A me troppi soldi mi danno alla testa. Ci stiamo mangiando, io stiamo solo bevendo, stiamo a tembriare con tutti e due.
parlavamo di un eventuale matrimonio. Allora, Ale, non è un problema, ho detto che gli parlavo io e gli sono parlato. Allora, quando volevamo organizzare, allora ti faccio presente che stai buttando qua sotto cose tu. Perché? Che fosse proprio uno sfregio a chiedere i mobili. Allora, il mondo, non lo sacci con me, però a Gragnano possiamo portare solo tanto amore, dedizione e affetto. La pasta. La pasta pure, quando ne vuoi. Allora, io immagino, allora, ho immaginato questo, che tu chiedi di sposare Alessia in una serata di Parigi, perché state a Parigi, all'improvviso tu organizzi una serenata. Ma sciuola a Parigi. Che lui si è preso proprio tutta la Torre Eiffel. E buffone. O buffone di Parigi. Si è pigliato tutta la testa della Torre Eiffel e abitano lui e Alessia. La coperta, perché c'era la Filippina, diciamo, perché... Io immagino una serenata a Parigi la sera prima che gli vuoi chiedere di essere tua sposa per sempre, amore eterno a questa donna che sta vicino a te, comunque se sta pigliando...